Ciao, sono Elena, oggi ti guiderò in una lezione di Pilates con cui andremo a tonificare tutto il nostro corpo facendo anche una mini parte cardio. Iniziamo! Scendiamo sul tappetino, le braccia a cosacco, un piede va dietro l'altro e lentamente andiamo a posizionarci in quadrupedia. Iniziamo a scaldare le articolazioni, inspira, ruota il braccio indietro ed espirando allungalo in avanti, inspira braccio indietro ed espira in avanti, allunga bene, inspira ed espirando allunga bene, senti l'allungamento nella zona delle scapole. Andiamo dall'altro lato. Inspira, ruota il braccio indietro ed allungati poi in avanti. Iniziamo con un riscaldamento lento. Inspira ed espira in avanti. Ed ultima, inspira. Una leggera torsione del busto e poi allungamento dei muscoli delle scapole. E adesso continuiamo a riscaldare il rachide, inspira in curva, bene la zona lombare, guarda leggermente in avanti ed espira, arrotonda bene per creare spazio tra le vertebre. Di nuovo, inspira, in avanti, spalle basse, espira. Ed inspira l'ultima, espira, vai in C-curve. Adesso fermati nella posizione centrale, punta i piedi e vai nella posizione del cane a testa in giù. Questa è una posizione di radicamento, è un'ottima posizione che va ad allungare diversi muscoli nel nostro corpo. Sentirai l'allungamento dei muscoli posteriori delle gambe, l'allungamento dei muscoli dei glutei e spingendo il petto verso le tue ginocchia sentirai anche l'allungamento dei muscoli centrali della tua schiena. Siamo qui per alcune respirazioni prima di iniziare la fase cardio. Riscaldiamo bene, cammina sul posto. Bene, adesso le mani vanno verso i tuoi piedi, espirando una vertebra dopo l'altra, snocciola bene tutte le tue vertebre, torna in posizione eretta, braccia in alto e vai a sederti con le braccia di fronte a te. E adesso qui di nuovo in alto. Sollevati sulla punta dei piedi ed espira giù, aumentiamo il ritmo, inspira quando sali, espira quando scendi, iniziamo la fase cardio. Qui lavoriamo anche di equilibrio, guarda un punto fisso di fronte a te. Stiamo scaldando i quadricipiti delle gambe, scaldiamo anche i glutei, aumentiamo il ritmo. Inspira su, espira scendi. Le ultime sei. Cinque, quattro, tre, riscaldiamo bene, due, e l'ultima su, scendi con i piedi a terra, espira, solleva un ginocchio, braccia lungo il corpo. Di nuovo, veloci. Continua con questo ritmo.
solleva bene la gamba. Inspira in alto. Espira, braccia lungo il corpo. Le ultime 6. 5. 4. 3. 2. Continua così. L'ultima. E adesso braccia lungo il corpo. Scendi con un roll down a terra. Andiamo in avanti nella posizione di plank. E qui ci spingiamo in avanti. Espirando. Inspira, torna indietro. Per altre 8. 7. Addominali forti. 6. Le ultime 4. 3. Forza nelle braccia. 2. L'ultima. Benissimo, scendi a terra. Inspira. Incurva la zona lombare. Ed espirando, crea l'assi curvo del Pilates. Fermati nella posizione centrale, il tuo neutro. Vai ad abbottonare l'ombelico verso la tua colonna e a portarlo in alto. Adesso distendi una gamba dietro di te. Espira, solleva. 2 pulsazioni. Inspira, torna. Iniziamo l'esercizio delle gambe e dei glutei. Le ultime 5. Il piede è puntato. 4. 3. 2. L'ultima. Resta con la gamba sollevata. Vai a piegarti sugli avambracci. E adesso qui andiamo a fare delle circonduzioni con la gamba. 6 in un verso e 6 nell'altro. Facciamo dei piccoli cerchi per mantenere stabile il bacino. Fai forza negli addominali. E nell'altro verso. Senti il lavoro dei glutei. Le ultime 3. 2. L'ultima. Resta con la gamba distesa. Vai a distendere anche un braccio. E andiamo lateralmente. Inspira ed espira indietro. Per altre 8. Questo è un ottimo esercizio per i glutei. Inspira ed espira, torna. Le ultime 3. 2. L'ultima. Resta con la gamba sollevata. Vai a posizionare il piede a martello. Andiamo a fare delle pulsazioni per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benissimo, il piede va a terra. Andiamo ad allungare. Allunga bene. Resta in questa posizione per qualche respirazione. Inspira ed espira. Bene, adesso scendi a terra lateralmente sull'avambraccio. Vai a flettere le gambe. Una mano va sul tuo fianco. Solleva entrambi i piedi, sono uniti tra di loro, e andiamo a lavorare di interno coscia. Espira, chiudi. Inspira, apri. Ed espira, chiudi. Per altre 6.
le ultime 4, distendi bene, 3, 2, e l'ultima, benissimo. Adesso ci mettiamo supini prima di andare a fare la stessa serie dall'altro lato. Lavoriamo leggermente con i nostri addominali, quindi scendi a terra, espira, porta una gamba in table top, espira, fai forza negli addominali, porta anche l'altra, ricorda di mantenere abbottonato l'ombelico verso la tua colonna e portarlo in alto. Adesso qui andiamo a fare uno switch con le nostre gambe. Iniziamo il lavoro degli addominali facendo tap sul tappetino. Andiamo anche ad un ritmo sostenuto. Inizierai a sentire il lavoro soprattutto negli addominali bassi. Le ultime 6, 5, 4, 3, 2, 1, continua a fare lo switch e sollevati fino alla punta delle tue scapole. Le braccia sono distese in avanti, guardati l'ombelico, continua con questo ritmo. Inspira ed espira regolarmente. Benissimo, le ultime 6, 5, 4, continua così, 3, 2, l'ultima. Adesso resta con le gambe in tabletop, vai a posizionare le mani dietro la tua nuca, andiamo a lavorare con i nostri obliqui, quindi espira, cerca di portare l'anca e la spalla vicine tra di loro, quindi non concentrarti sul gomito che va verso il tuo ginocchio, ma l'idea è spalla anca. Le ultime 3, 2, l'ultima e dall'altro lato, espira ed inspira al centro, spalla anca, le ultime 4, 3, 2, l'ultima e benissimo, abbracciati un attimo, dondolati da un lato e dall'altro, le mani al di sotto delle ginocchia e con un roll up andiamo in posizione seduta, le braccia sono di fronte a te, espira, scendi lentamente, vai in retroversione del bacino, guardati l'ombelico, le braccia vanno dietro di te, inspira ed espirando fai forza negli addominali, sollevati, inspira ed espira, una vertebra dopo l'altra, scendi e di nuovo inspira ed espirando forza negli addominali, sollevati, espira giù, facciamo l'ultima, inspira, espira, sollevati, inspira e braccia lungo il corpo. Adesso continuiamo la serie delle gambe dall'altro lato, quindi sull'avambraccio vai a posizionare una mano sulla tua cresta iliaca, solleva entrambi i piedi e andiamo inspirando, apri ed espirando chiudi, lavoriamo con i muscoli adduttori delle gambe, i muscoli dell'interno coscia,
respira, apri. 3. E l'ultima, benissimo, scendi a terra. E adesso andiamo a sollevarci sul ginocchio andando ad allungare bene. Inspira ed espira qui. Allungati bene. In posizione di quadrupedia. Iniziamo il lavoro dei glutei e delle gambe, quindi espirando solleva la gamba, 2 pulsazioni e torna, espira su, il piede puntato, per altre 6, l'ombelico è abbottonato alla tua colonna. Per mantenere il bacino stabile. E l'ultima, mantieni la gamba sollevata qui. Adesso vai a posizionarti sui tuoi avambracci e andiamo a fare delle circonduzioni. 6 in un senso e 6 nell'altro. Fai dei cerchi piccoli per mantenere stabile il bacino. Le spalle sono lontane dalle orecchie. Andiamo dall'altro lato, senti il lavoro dei glutei, le ultime 3, 2, l'ultima, adesso resta al centro, solleva un braccio, inspira, gamba laterale, espirando, torna. Inspira ed espira per altre 8. Qui lavoriamo bene con i nostri glutei. Cerca di mantenere immobile il bacino. Guarda un punto fisso sul tappetino che ti aiuta a mantenere l'allineamento. Le ultime 2. E l'ultima. Adesso vai a posizionare il piede a martello, andiamo a fare delle pulsazioni per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piede puntato e scendi a terra, benissimo, allungati in avanti, inspira ed espira, inspira ed espira di pancia qui. Adesso in alto, inspira, braccia in alto, espira, braccia lungo il corpo. Andiamo ad allungare i muscoli dei glutei che abbiamo appena utilizzato. Quindi vai a posizionare un piede sul tuo ginocchio, porta l'altro verso il tuo gluteo di modo da andare ad allungare bene. Stai in questa posizione, puoi anche dondolarti da un lato e dall'altro. Inspira ed espira, chiudi gli occhi. Senti l'allungamento. E adesso andiamo dall'altro lato. Quindi porta un piede sul tuo ginocchio, l'altro si avvicina bene al tuo gluteo e sentirai subito
l'allungamento del muscolo del gluteo. Dondolati da un lato e dall'altro, chiudi gli occhi e sorridi. Bene, adesso ci mettiamo a gambe incrociate. Inspira, braccia in alto. Espira, una torsione col busto. Guarda dietro di te. E adesso torna al centro. Inspirando ed espirando, torsione del busto. Inspira al centro ed espirando, mani al cuore. Spero che questa lezione ti sia stata utile. Se ti è piaciuta, lasciami un like ed iscriviti al mio canale. Inoltre, se ti va, lasciami un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao!